Ciao a tutti gli amici Notav, siamo dispiaciuti di non poter essere presenti al controvertice in Valsusa contro il TAV, ma ci tenevamo a far sapere che siamo comunque impegnati sempre qui nelle istituzioni europee per portare avanti questa battaglia che ci accomuna. Quindi non mancherà il nostro sostegno in tutte le prossime occasioni. Noi siamo, come abbiamo già ribadito altre volte, a vostra disposizione, accogliamo i vostri suggerimenti e soprattutto la vostra grande esperienza nel settore, soprattutto Daniela, che è attiva nella commissione trasporti, vi racconterà un po' degli ultimi sviluppi e come appunto stiamo portando avanti anche qui la battaglia. Sì, come diceva giustamente Tiziana, ci spiace non essere lì con voi, però la battaglia che voi portate avanti da tanto l'abbiamo fatta nostra e la portiamo avanti tutti i giorni in commissione. Grazie ai vostri suggerimenti ho provveduto a inserire quanto più possibile all'interno del report sulla regione Alpina, dove finalmente sono inseriti dei chiari riferimenti alla nostra battaglia contro il TAV, soprattutto il riferimento all'odiosissima scusa del collo di bottiglia e a tutto ciò a cui tenete molto. Abbiamo preso in considerazione tutte le osservazioni perché finalmente l'Unione Europea si renda conto dell'enorme spreco e dell'enorme ingiustizia e soprattutto che il valore della velocità non deve essere prioritario rispetto ai valori ambientali e al volere delle popolazioni che, come voi, vivono in queste terre meravigliose.